E prima di affrontare il tema, iscriviti comunque al canale, dai un supporto al canale facendo l'abbonamento oppure facendo una piccola donazione al canale, dando un sostegno al canale. E salutiamo tutte le persone che si collegano e vediamo quindi la formula magica antinarcisista. Qual è questa famigerata formula magica antinarcisista? Salutiamo anche Sissi. Allora, beh, dobbiamo tenere presente questo, che diciamo i narcisisti bussano alla porta, come dire, ma tu non devi aprirli. E per non aprire al narcisista devi riconoscerlo. Salutiamo anche Damiano, perché se tu apri la porta, il narcisista in qualche modo si coinvolge. Salutiamo anche Roxy Rosa. Ovviamente spesso noi sentiamo parlare, no, di narcisismo o di manipolazione come un fenomeno prevalentemente maschile, ma in realtà non è detto che sia così. Ci sono anche molte, il narcisismo è anche un qualcosa di femminile, non è soltanto un qualcosa di maschile. Salutiamo Deborah Antonio. È anche un qualcosa di femminile. Io non ho delle statistiche, però secondo me, diciamo, le persone manipolative in generale, poi non sapremo mai se sono narcisisti o meno, sono annoverate sia tra gli uomini che tra le donne, insomma, io credo distribuite in modo equo, magari con modalità diverse, cioè con dinamiche un po' diverse, ma alla fine, come dire, credo che non ci siano diavoletti e angioletti fondamentalmente. Ovviamente quando parliamo di narcisismo parliamo di una cosa specifica, però noi non sapremo mai. Il mito di Narciso, diciamo, è questo atteggiamento, no, di questa persona concentrata solamente su se stessa. D'altra parte è tutto diventato, tutto legato alla mitologia greca, no? Io credo che nella tragedia greca ci sia un po' tutto, quasi tutti gli psicanalisti hanno copiato dagli antichi greci fondamentalmente, no? Il termine Narciso deriva proprio da questo giovinetto Narciso, no? Che dopo aver fatto innamorare la ninfa Eco, che però non poteva parlare perché ripeteva sempre le cose, la ninfa Eco è stato punito dagli dei perché non ha corrisposto, tra virgolette, il suo amore. Fondamentalmente la condanna degli dei è stata quella che lui si innamorerà quando vedrà il suo viso, no? Un giorno si rispecchia in uno stagno. E quindi salutiamo anche TV Shock. E quindi, guardandosi in uno stagno, si innamora della sua immagine, no? Al punto tale che per raggiungere la sua immagine, va, diciamo, si affoga fondamentalmente. Perché Narciso, quindi, diciamo, la colpa di Narciso è di non amare nessuno, no? D'altra parte, la ninfa Eco era stata anche privata della parola, no? Dalla moglie di Zeus, da Era, e poteva soltanto ripetere le ultime sillabe, diciamo così, delle parole altrui, no? E quindi Eco non era capace di respingere, di esprimere il suo amore fondamentalmente, perché poteva ripetere soltanto, non poteva esprimere qualcosa di suo, no? Però diciamo che gli dèi punirono comunque Narciso. E Narciso, innamorandosi perdutamente di se stesso, morì, diciamo, e si trasformò in un fiore, no? Un bel fiore, no? Quindi il mito greco di Narciso è quello che hanno, di cui hanno preso, diciamo, poi anche tutti i vari psicanalisti fondamentalmente. Ma c'è da dire che Narciso non ama se stesso, questo viene, diciamo, viene manifestato, no? Un po' anche nel mito. Cioè Narciso non è amore per se stesso, perché lui non ama se stesso, lui ama la sua immagine. E la nostra immagine non siamo noi stessi. Tra l'altro vi rivelo una cosa fondamentale, che è una cosa molto importante. Noi non ci siamo mai visti, cioè non, nessuno di noi ha mai visto se stesso, mai visto direttamente, diciamo. Noi possiamo vedere soltanto la nostra immagine speculare, ma proprio perché speculare è ribaltata, non ci vediamo mai neanche così come siamo, cioè perché lo specchio ribalta. Salutiamo anche Deborah, non t'ho salutato, boh, non mi ricordo, vabbè, comunque.
Noi vediamo solo la nostra immagine ribaltata. E questo è un po' il mito del fatto che noi non possiamo appunto vederci. Forse qualcuno, se strizzate un po' gli occhi, voi che avete un nasone, potete vedervi la punta del naso, l'unica cosa che possiamo vedere di noi stessi, del viso intendo, poi le mani possiamo vederle, ma il viso no. Quindi, secondo, diciamo, quindi di fatto. Respingendo Eco, Narciso respinge anche un po' la voce interiore, no? Perché Eco, siccome ripete a livello simbolico, Narciso come dire, respinge anche se stesso fondamentalmente. Ma comunque, al di là di questo, queste persone, diciamo, non ti potranno dare amore fondamentalmente, no? Perché, come dire, hanno difficoltà proprio strutturale a innamorarsi. Poi ci sono tutta un'altra pletora di persone che magari non sono narcisisti nel vero senso della parola, no? Perché adesso non so le statistiche, ma le statistiche dei narcisisti diagnosticati sono abbastanza basse nella popolazione. Però c'è da dire che la maggior parte, secondo me, dei narcisisti non si reca da uno psicologo, da uno psicoterapeuta o da uno psichiatra a farsi fare una diagnosi. Premesso che, secondo me, il narcisista camaleontico è in grado pure di prendere per il culo gli psicologi e gli psichiatri e diciamo, e come dire, farsi e fregarli fondamentalmente. Però detto questo, una delle caratteristiche è proprio quella di non provare empatia, no, verso altri individui. E da un lato non provare empatia, dall'altro però i narcisisti hanno una grande necessità di approvazione e di ammirazione da parte degli altri. Ad esempio, il narcisista, quando non riceve attenzioni da parte di un altro, va subito in tilt, no? Questo è un qualcosa che lo manda fortemente in tilt. Se non riesce a ricevere approvazione da parte di un altro, praticamente entra in tilt, entra in uno stato di, come possiamo dire, resta fondamentalmente bloccato da questo punto di vista. Per cui noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo renderci conto che con queste persone qua è inutile, non c'è verso, non dobbiamo perdere tempo. Certo, poi ci sono diverse tipologie, credo che ognuno di noi ha delle caratteristiche, però se voi osservate un po' le caratteristiche, no? Anche così, riuscirete a capire se avete a che fare con un narcisista, e questa è la cosa fondamentale. Ad esempio, una persona che si dà esageratamente importanza, non è detto che sia un narcisista, però è un indizio, di una persona manipolativa. Ad esempio, una persona che pensa di essere meglio di tutti gli altri, no? Cioè è un esagerato, cioè un, come possiamo dire, si crede di essere speciale. Persone che hanno una valutazione, una sovravalutazione, cioè valutano, come dire, se stessi in modo superiore al normale, in modo eccessivo rispetto al normale. Ad esempio, un'altra caratteristica è che loro hanno dei diritti, tutti i diritti di questo mondo, le persone manipolative, mentre gli altri hanno solo dei doveri. Poi ci sono tutte le persone, la pletora di persone che non siano narcisiste o meno, non mi importa niente, devi scartarle, tutte le persone che sono, come possiamo dire, opportuniste. Gli opportunisti sono veramente la cosa peggiore, no? Le persone opportuniste, le persone che cercano di sfruttare gli altri, ma anche le donne che ti usano come caro maschio, come taxi, no? Che ti comprassi la macchina, che dicono: ma io non guido, e se non guidi vai a piedi, che cazzo mi frega? Cioè, per dire, no? Anche nelle relazioni sentimentali, che deve essere sempre l'uomo che va magari a prendere la donna per uscire, ma dove sta scritto? Se non guidi, se non hai la macchina, cammini a piedi, ti fai almeno, ti fai muovere, cammina a piedi se non guidi, cioè. Non è che il maschio, perché maschio, deve andare a prendere. Una volta vieni tu, una volta. Ma io non ho la macchina! E se non c'è la macchina te la compri. Che devo fare? Quindi, le persone, ad esempio, narcisiste, sono carenti di empatia fondamentalmente, no? E si credono che tutto gli sia dovuto. Non è che perché una donna, perché c'è la figa, deve essere venuta a prendere
gli deve essere pagata la cena e deve essere fatto questo e quest'altro, per dire, no? Nel caso delle donne, ma anche nel caso degli uomini fondamentalmente, no? Noi dobbiamo tenere presente che una relazione deve essere sempre un dout des, non c'è altro da fare. Quindi ci sono, e poi hanno modalità affettive, salutiamo Katia, hanno modalità affettive di tipo predatorio fondamentalmente. No, la carenza di empatia ce l'hanno tutti i narcisisti, è proprio una caratteristica del il narcisista maligno ha in più la caratteristica che ti vuole generare dei danni fondamentali, che gode. Io credo che il narcisista maligno ha una buona dose di sadismo in più, no? Cioè, perché il narcisista normale ti vuole manipolare e controllare. Il narcisista maligno ti vuole anche danneggiare, perché gode nel far del male, è il sadismo che caratterizza in più il narcisista maligno, no? È pure sadico. Nel frattempo, ovviamente, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vi ricordo di abbonarvi al canale. Con l'abbonamento potrete usufruire dei vantaggi del canale e se volete, diciamo, fare una donazione, cliccate sul dollarino. Poi va bene, ci sono le differenze overt, covert, ne abbiamo già parlato. C'è il narcisismo, ripeto, poi il narcisismo al maschile e il narcisismo femminile. Non diamo per scontato che i narcisisti siano solo uomini, ci sono anche donne narcisiste, no? Tra l'altro le donne narcisiste possono presentarsi come partner perfette, no? Intelligenti, brillanti, attente, colte, gentili, bla bla bla, però poi manipolative, gelose, possessive. Attenzione alle persone, uomini o donne, gelose e possessive. Tutti quelli che ti vogliono dire quello che devi fare, quello che non devi fare, chi devi vedere, chi non devi vedere, chiunque voglia condizionare la tua vita, si merita solo una parola! E questa parola è vaffanculo! Solo una parola, e questa parola è vaffanculo! È molto importante. Perché, diciamo, come possiamo dire, nelle relazioni sociali queste persone cercano di mostrare... come possiamo dire, di essere persone perfette, ma in realtà non sono assolutamente persone perfette, no? Perché ad esempio i narcisisti mascherano molto le caratteristiche che hanno, ma in realtà sono delle maschere fondamentalmente, no? Non sono reali fondamentalmente. Quindi narcisismo maschile e narcisismo femminile, fate attenzione quando incontrate anche una donna che potrebbe pure lei essere narcisista. E le donne narcisiste, come gli uomini narcisisti, sono camaleontici, ad esempio. Una caratteristica del narcisismo è essere camaleontici. Come ho già detto tante volte, diciamo, il ciclo dell'abuso narcisistico si sviluppa in quattro fasi principali, quattro macrofasi. La prima fase è quella famosa del bombardamento d'amore, no? In cui è carino, gentile, dolce, passionale, pro bono, no? Anche qua, come dire, nessun pranzo è gratis, no? Quindi facciamo attenzione a chi si dimostra come chissà chi e poi dopo. La seconda fase invece è quella della squalifica, è la fase della squalifica, no? La fase della squalifica è, come dire, un'altra cosa, no? La fase della squalifica può avvenire attraverso vari modi, no? Perché poi dopo averti fatto l'off-bombing ti squalifica. La peggiore tipologia di squalifica è quello che viene chiamato gaslighting, no? Quindi farti credere che tu sei pazza, che tu sei folle, che tu non ragioni, che tu sei una cretina. Questo purtroppo, farti credere che sia sempre colpa tua, farti credere che io non ti ho mai detto questo, no, io non ho mai fatto quello, no, ma tu mi hai detto così, tu no, ma mi hai detto cos'ha, qui, là, su, giù. Salutiamo Fadel. Ecco, quindi tutte queste, diciamo, modalità espressive ovviamente ti fanno pensare, ti fanno credere che queste persone, ad esempio, cercano di minare, no, la tua cosa. E poi c'è quella fase dello scarto in cui si allontana, no? Il ghosting, ti ghosta. Però poi c'è l'ultima fase che è sempre il ritorno, il look, il gancio, ho detto anche il cucù del narcisista,
ho detto anche l'hoovering, no? L'aspirapolvere, no? Quando tu pensi che non torni, lui si, o lei si rimanifesta. Ciao, come stai? Quanto tempo! Quanto tempo! Qualcuno prima si manifesta, diciamo, attraverso l'orbiting, mettendo qualche messaggio, eccetera, eccetera. Ma il problema non è di chi ti fa orbiting, è di tu che vai a vedere che ti fa orbiting, perché, come dire, è sempre colpa tua che accetti, che ti coinvolgi. Quindi bisogna imparare a riconoscerli a naso. Intanto non colpevolizzarti, perché colpevolizzarsi non ha senso fondamentalmente, no? Colpevolizzarsi non ha nessun senso, perché l'hoovering significa aspirare, no? Hoover, credo. Forse era anche una marca di aspirapolveri, la hoovering, mi sembra. Quindi il narcisista cerca di aspirarti nuovamente nella sua vita. E questo è un punto fondamentale. Quindi dobbiamo dire che non dobbiamo colpevolizzarci se abbiamo avuto a che fare con un narcisista e se ci siamo innamorati. Noi dobbiamo semplicemente levarci dai coglioni. Quindi il narcisista è uno squalo che si traveste da pesciolino rosso, è il lupo che si traveste da nonna, è come dire il lupo cattivo che si traveste da nonna. Questo è un altro punto fondamentale. E quindi cercherà di ritornare nella tua vita. Perché lo farà? Ma semplicemente qualcuno per soddisfare le sue esigenze narcisistiche. Quindi la prima cosa che tu devi fare è scoprirlo, no? E secondo me la prima cosa è la scarsa coerenza tra parole e fatti. Come quello che ti dice sì, farò, faremo, sarà... Ma anche questo, la scarsa coerenza tra parole e fatti, non soltanto tra i narcisisti, ma anche ad esempio chi ha relazioni, no? Voi malgascione, che rampane, che avete relazioni con questi uomini sposati, se quello ti dice lascerò mia moglie, poi sua moglie col cazzo che la lascia, sono cazzi tuoi fondamentalmente, no? Cioè non è colpa, come dire, del fatto che non lascia la moglie. Il problema è un problema tuo, no? Quindi è ovvio, no? Che se questa persona è, diciamo, al sabato sparisce, stacca il telefono, alla domenica sparisce, stacca il telefono, non è che ci va una scienza occulta che devi fare ricorso a sensitivi o, che ne so, a Tom Ponzi, il vecchio Tom Ponzi, investigatore, per capire che quella è una moglie o un marito. Se quello... al sabato e la domenica stacca il telefono, è ovvio che, certo, il problema non è di lui che ti racconta lascerò mia moglie, il problema è tuo che sei fessa e ci credi, come giustamente Sissi, il problema è tuo che sei fessa e che ci credi, e questo è un punto fondamentale. Se ti fa hoovering, se ti ritorna, non è il problema suo che cerca di ritornare, il problema è tuo che lo riaccogli o la riaccogli, perché sono anche le donne narcisiste che fanno hoovering, quindi il problema è tuo che lo riaccogli. Quindi quando tu hai tagliato i ponti, questi ponti devi tagliarli per sempre, non devono essere come il ponte Morandi di Genova che lo ricostruiscono, tu devi far cadere sto ponte e tenerlo interrotto per sempre. Non si deve mai più creare un ponte, diciamo, tra te e il narcisista. Deve essere interrotto per sempre. Quindi il problema è il decoinvolgimento, no? Dobbiamo imparare a decoinvolgerci. E ovviamente non dedicargli pensieri, no? Perché se tu gli dedichi pensieri, sei tu, è di nuovo colpa tua. Mi fa orbiting, è andato con la badante, quando vieni qua là, lì il problema è tuo, non è suo, anche perché i narcisisti fanno il loro lavoro, non è come lamentarsi dello scorpione che ti punge, lo scorpione fa il suo lavoro, no? Vi ricordate la storiella della rana e dello scorpione, no? La rana che, come possiamo dire, dal passaggio allo scorpione per attraversare il fiume, poi nel bel mezzo del fiume lo scorpione la punge e vanno a fondo tutte e due. La rana, prima di morire, dice: ma perché mi hai punto? Così muore anche te.
E dice, perché sono uno scorpione, questa è la mia natura, e questo è un punto fondamentale, no? Uber, nel senso di ti riaspira dentro la sua vita, cioè Uber nel senso di riaspirare, è un ritorno, diciamo, ma in cui ti riporta dentro la sua vita, ti riaspira dentro il suo delirio fondamentalmente, no? Ti riaspira dentro il suo delirio. Quindi il narcisista... ovviamente è camaleontico, no? Quindi troverà dei modi diversi per tornare. Beh, poi un'altra caratteristica fondamentale è proprio quella di, come dire, invidia, no? Il narcisista ha una grande invidia. Ma sì, dai, facciamo l'intervista, sì. La Carampagnocchi, sì, dai, volentieri, volentieri, sto leggendo adesso. Patrizia Perotti e la Carampagnocca, possiamo fare l'intervista? Sì, volentieri, su Skype, in tre la facciamo, certo. Bene, quindi queste sono un po'... Quindi che cosa devi fare quando hai riconosciuto, diciamo, che hai a che fare con un narcisista? Beh, io la formula magica è quella che ho già detto... Tante volte, no? La formula magica è quella che ho già detto tante volte ed è ira. Ira è la formula magica. Ira non nel senso di dare ira al narcisista. La formula magica è ira. Ira sta indifferenza, rifiuto e abbandono. Tra l'altro questa formula, questo acronimo, diciamo, perché io parlavo di indifferenza, rifiuto e abbandono, questo acronimo l'ha coniato il nostro Vindrims, che adesso non è presente, però... Il nostro Wim Dreams è l'autore di questo acronimo IRA, indifferenza, rifiuto, abbandono. Quindi diamo onore a Wim Dreams, che non so se guarderà prima o poi questo video, ma il conio è suo. E quindi questo è quello che dobbiamo fare, non c'è altro. Indifferenza perché il narcisista non tollera l'indifferenza. Il rifiuto perché il narcisista non tollera il rifiuto, abbandono perché il narcisista non tollera l'abbandono. E questo è quello che devi fare. Quindi questa è la formula magica antinarcisista, no? È come la criptonite per Superman. Il narcisista, quando tu gli dai rifiuto, è come se a Superman gli tirassi una pietra. Come se a Superman gli tirasse una pietra di criptonite, no? La criptonite è quel minerale, diciamo, che Superman non tollera. Questo è quello che devi imparare a fare. Con un narcisista non ci sono altre chance, non ci sono altre soluzioni, non è che puoi fare diversamente, perché se fai diversamente te lo pigli in quel posto, se fai diversamente te lo butterai in quel posto, no? Quindi... poi i narcisisti, se no, altrimenti ti fregheranno in tutti i modi, ti fregheranno in tutti i modi, ma anche le amiche narcisiste. Se tu sei donna e hai un'amica narcisista, come minimo farà la gatta morta. Ecco, la gatta morta magari non è narcisista, però molte donne, ad esempio, che cosa fanno? Molte donne, ad esempio. Che cosa fanno? Molte donne ti fotteranno l'uomo, perché una delle caratteristiche delle gatte morte, che è una tipologia, diciamo, di donne manipolative, è quella di fregare l'uomo alle amiche, perché sono gelose che magari l'amica ha trovato la persona giusta e loro cercano di fare di tutto per fregarglielo, per portarglielo via, no? Quindi una delle caratteristiche fondamentali del narcisista è che, come possiamo dire, una delle caratteristiche dei narcisisti è che praticamente tradiscono la tua fiducia. Tu gli dai fiducia e il narcisista se ne approfitta fondamentalmente. Quindi il fatto di tradire la tua fiducia è una delle caratteristiche fondamentali. Quindi dobbiamo tenere un po' presente queste cose, diciamo, dobbiamo un po' tenere presente queste cose perché sono le cose fondamentali da tenere presente.
Quindi la manipolazione è il metodo che il narcisista usa per interagire. Quindi, nel momento in cui tu hai capito che hai a che fare con una persona di questo genere, devi semplicemente dare ira, devi fare un ghosting, non devi cadere però nel gaslighting, perché se cadi nella trappola del gaslighting sarai fottuta fondamentalmente. Quindi cerca di evitare assolutamente di cadere nella trappola del gaslight. Ecco, se riesci a mettere in atto queste cose, vedrai che potrai, e soprattutto non sentirti in colpa, perché un'altra delle modalità che hanno i narcisisti di interagire è proprio quella di far sentire in colpa. Una personalità narcisistica non ti chiederà mai scusa. E se lo farà, le sue scuse non saranno autentiche, ma sarà solo una captatio benevolentiae, cioè ti fa le scuse come atto di captatio benevolentiae, ma non di, diciamo, ma non di, come possiamo dire, ma non di scuse sincere, perché il narcisista non pensa mai di avere delle colpe. Questo è un altro punto fondamentale. Tra l'altro, attenzione ai rinforzi intermittenti, perché i narcisisti spesso e volentieri, diciamo, mettono in atto anche i rinforzi intermittenti, cioè ti danno lo zuccherino e il calice amaro, ti fanno bere anche il calice amaro. E ovviamente se tu bevi il calice amaro, come dire, tendi a prenderti in quel posto. Quindi fate molta attenzione al calice amaro che il narcisista tende a darti. Lo so che è duro da accettarlo. Però diciamo che normalmente le relazioni normali, quelle positive, partono e salgono. Cioè, le relazioni positive partono, diciamo, come possiamo dire, dal basso. Cioè, tu quando parti in macchina parti in prima, non parti in sesta. Il narcisista parte in sesta e poi scala, quinta, quarta, terza, prima e poi ti mette pure la retromarcia. Invece, se tu vuoi, diciamo, partire una relazione normale, parte in prima, poi va in seconda, in terza, in quarta, in quinta, in sesta. Non parte in sesta per poi scalare. Purtroppo questo è un punto importante, un punto fondamentale, no? Quindi le relazioni normali partono basse e poi volano alte. Le relazioni con il narcisista partono alte e volano basse. Questo è un punto importante, no? Quindi questo ti fa anche capire, no? Questo umore cangiante, umore variabile, sono tutti segnali che hai a che fare con persone che sono abbastanza negative fondamentalmente. Quindi credo che in questo modo dovete imparare a evitare assolutamente di farvi intrippare in queste cose, perché se vi fate intrippare, se cercate di farvi intrippare, ve lo prenderete in quel posto fondamentalmente, no? Quindi il punto sostanziale, diciamo, è quello di imparare veramente a dare ira al narcisista. Soltanto l'ira potrà allontanarla, soltanto l'ira potrà distruggerla. Distruggerlo. Bene, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video. Fate una donazione al canale, se volete fare una donazione, cliccate.